facendo una donazione, senza sprecare dell'acqua, stiamo facendo una donazione al Comitato 16 novembre, che è una delle maggiori associazioni italiane che rappresentano i malati di SLA. Io ci ho messo 50 euro perché, ripeto, quella è la mia possibilità. E chi sfidi? Io sfido tutta quell'acqua sprecata e quei pochi fondi che sono arrivati. Noi speravamo che i fondi fossero ben di più e molto meno acqua sprecata, perché l'acqua è un bene essenziale, importante, e va utilizzata nel suo senso. Fa bene e purifica il corpo. Mentre se vogliamo dare una mano a queste persone che hanno dei seri problemi di malattia, la SLA tra l'altro è una malattia atroce, e l'unica maniera è con la ricerca e col sostegno delle famiglie che hanno gli ammalati di SLA a casa. C'è il sospetto che sia stata versata più acqua in testa che denaro nelle casse delle associazioni che si occupano di SLA? Sicuramente di acqua ne è girata a fiumi, di denaro invece è arrivato gran poco, perché noi rappresentiamo il Comitato 16 novembre e anche ho sentito i rappresentanti dell'AISLA, e denaro ne è arrivato gran poco. Chi ti piacerebbe sfidare con questo gesto? È questa una sfida che lancerei volentieri a persone simboliche del Veneto, tipo Luca Zaia, che lui la secchiata l'ha già fatta tra i primi, anche l'onorevole Flavio Zamonato, visto che ci rappresenta in Europa, e poi anche all'amico Luigi Bacialli, che rappresenta